Le saline di Margherita di Savoia, così come annunciato dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore, sono passate nelle mani del gruppo francese Salin e la notizia ha innescato le prime reazioni e perplessità. A scendere in campo è stata la FLAI CGIL nazionale e territoriale. Il sindacato ha richiesto a gran voce a chiunque gestirà le saline un piano industriale che contempli la messa in sicurezza degli impianti, il loro ammodernamento e soprattutto la tutela degli attuali livelli occupazionali. La FLAI CGIL ha inoltre invocato nuovi investimenti e assunzioni. Su questi punti non ci saranno sconti per nessuno, hanno dichiarato all'unisono in una nota Marco Gentile della FLAI CGIL nazionale e Gaetano Riglietti, segretario generale FLAI CGIL della BAT. Il sindacato, allo stesso tempo, auspicando interventi strutturali e condizioni lavorative migliorative, ha voluto puntare l'attenzione sulla situazione esasperante nella quale si sono ritrovati per anni i dipendenti Tetisale, con l'azienda in concordato preventivo e con le conseguenti tante rinunce per gli operai. Per tutto questo, la FLAI CGIL resta in attesa di una convocazione urgente nei prossimi giorni, con la speranza di veder rispettate le richieste avanzate.